qualche trucco per me. Via le luci stasera, che a guardarti negli occhi sia la faccia mia vera. Quest'uomo sia un uomo, non la tua bestia rara. Ti ho cercato, ti ho inventato, divertito, amato e vestito da Pierrot, ho riso e pianto. E ho cantato ed ho pregato e il mondo dissacrato. Quante volte invano io ho nominato Dio. Niente trucco per te, non sia il gioco di un'ora, sai che ho anch'io la mia storia, sia la vita la scena. Soltanto nel bisogno tu cercami, con la volontà e l'impegno reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò
solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi terrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere. Questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci? Mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque, cercami, cercami, non smettere. Io ho queste cuffiette, vedete? Si vedono? Ecco, non sento una mazza. Cioè, sento gli strumenti per cercare di far bene, ma
quello che accade fuori, niente. Quindi se voi mi aiutate a capire se state gradendo lo spettacolo o no, dovete fare semplicemente una cosa: alzare un pochino i decibel del vostro applauso o eventualmente del vostro urletto, se lo volete fare. Quindi se io dico state bene, lo vedi, si può fare tutto, nel senso, però questo è un piccolo baghettino, un piccolo problemino che c'è, non avendo insomma sufficiente forza di volume, no? Ecco, quindi se mi aiutate in questo modo io riesco a capire se vi state divertendo o meno. Detto questo, buonasera a tutti e benvenuti alla prima serata estiva di Pianeta Zero, ma stasera in Friends, perché è una serata un po' particolare. Stasera ci saranno degli amici, degli ospiti, che mi fa veramente tanto, tanto piacere che abbiano accettato il nostro invito per sì inaugurare sicuramente questa piazza, perché anche quello, no, poi il cuore della serata è fortunatamente un altro posto dove non sarà semplicemente un eventuale parcheggio, ma sarà anche un posto dove ci potranno essere fatte manifestazioni, dove ci potrà essere si potranno ricreare momenti e punti di incontro, perché ultimamente siamo andati un po' a perdere queste cose, e purtroppo i social ci hanno messo davanti a un monitor, stiamo tutti, o davanti a un telefonino, stiamo tutti lì, e l'abbraccio, lo sguardo, una carezza l'abbiamo un po' persa per strada, e sarebbe bello e carino poterla ritrovare. E quindi quando ci sono spazi che lo consentono, facciamolo, che ci fa bene al cuore e all'anima. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute, in questa azzurrita fra le conchiglie il sale, quanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge di corpi abbandonati, di attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra velava, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate sì, e un'altra volta sì. Mille avventure che non finiranno se quegli amori esisteranno nuove spiagge. Di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di stranieri e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge un'altra velava fino a che non scompare.
scappare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartolina. Ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà tra la noia e le piogge, ma una speranza c'è che ci siano nuove. Mother, mother.
Una grande voce, una grande amica. Signori, ancora per voi Eleonora Vecchio. Grazie. Vediamo se lo conoscete questo pezzo. Right.
Grazie. Grazie. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà. Spazza via questa nostra irreversibile. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me. Resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso. Io e te. Ancora un po' sporcheremo i muri con un altro no. E vai se vuoi andare avanti, perché sei figlio dei tempi. Ma se frugando nell'acqua giacca scoprì amico, cerca me. E ti ricorderai del morbillo e le cazzate tra di noi. La prima esperienza fallimentare che era lei. Amico, era ieri le vele. Le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di. Io e te lo stesso pensiero. We'll be right back.
Alessio Pierini, chitarra Jimmy Taylor, il coro Alice Di Tolo, titolo e non mi ricordo mai quell'altro. E Celeste, Celeste. Non è cattiveria, eh? No, che c'ho proprio una roba. Così vai via, non scherzare. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla e così te ne vai. Cosa mi è preso adesso? Forse mi scriverai, ma sì, è lo stesso. Così vai lì. Che sì, se tu devi e mi sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano. Forse domani correrò dietro il suo treno, tu non scordarmi mai, come banale adesso, parliamo ancora dai, ma si è lo stesso. Gennaia! Se è così, se te ne vai, se te ne vai, perché è così, finisce allora tutto qui, da poco andrai, diventa l'ultimo. Federico Camarazza! Etienne! Solo Baglioni! Parliamo ancora dai, ma si è lo stesso. La facciamo ancora una volta. Amore bello come il cielo, amore, ma non lo so dire.
così. No, non è giusto, ma è così. Se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, vai via così. Finisce allora tutto qui. Fra poco andrà Etienne, sono Baglioni. Grazie infinite. Allora, caro mio, adesso io ti lascio qua. Volete? Certo. Troppo gentili. Voglio. Certo che lo voglio. Signori, a voi Etienne. Grazie. E allora, Senaia, diamo il via a questa serata. Diamo il via a questa nuova piazza. Costa una mano, uno spavento.
successori. Che strano, esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella meschinità. Se è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po', a questo sporco tuo ricatto io non mi piegherò, non mi piegherò. Dai, tutti insieme, dai, morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrar che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me. Morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia. Mia, mia. Ho un'anima con me, conosco quanto vale, e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. C'è vero che ero un ribelle, se ci credevo un po', a
vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei, morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene ma non per te. Ti lascerò alla tua follia di crederti bella, di crederti mia. Non è finita, lo sento, potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così, morire fuori di qui, we'll be right back.
Come procede questa serata? No, ve l'ha già spiegata, penso, che noi qua su non sentiamo bene, quindi fateci sentire un po' meglio. Come va la serata? Si inizia a ragionare, dai. Allora, che facciamo? Facciamo un tuffo ancora nel passato con un po' di musica, di musica bella. Vi faccio sentire un brano, insomma, che questo bello conosciuto, che potremmo cantare insieme. Faceva: I changed the world, I changed the world, ooh, ooh. I changed the world, I'm gonna change the world, ooh, ooh, ooh. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. Ehi, con chi stai? E sono qui, guardo il mare, sto con me, mi faccio anche da mangiare. Sì, è così. Continua a parlare.
Grande, grazie amore, ci vediamo grazie dopo. Grazie a te. Ma quale grazie?
solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. A meno che tu sia l'unica, l'unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un buio, quando ti vedo ballare, vorrei morire. Fammi vedere. Stringerti le braccia, braccia intorno al collo e baciarti, baciarti dappertutto. Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il Wii. È tutto necessario per poterti stare dentro. Che tu vai, vai veloce come il vento. Quante espressioni godi me che sul tuo volto. Si vedo solo con lo sfuggito del nastro. Si vedo solo con lo scorrimento lento. Questo è facile, eh? Tutti! Sai nemmeno di darmi, perché tu vai, vai veloce come il vento. Quante espressioni dico di me sul tuo volto. Carica! Ci vedo solo con lo scorrimento lento dell'astro, dell'astro. Ci vedo solo con lo scorrimento. Lo scorrimento lento, nessuno deve tacere. Fammi vedere, fammi vedere. Na, na, na. Fammi godere. Na, na, na. Fammi morire. Un piacere, ce lo concediamo? Il piacere di stare insieme questa sera con una band stratosferica dei Fonici Fantastici e Cenaia tutta in un applauso unico. Fammi un piacere! Grazie. Ma mi hanno lasciato solo. Come va? Tutto bene? Come va? Come va? Mi hanno lasciato solo. Cacchio, bella questa canzone. Tra l'altro mi... sempre a... Replay. Deve... Ciao Sandro, ti amo. Anche voi vi amo. Lo dicono gli artisti, io cerco di organizzarmi. Ah, ciao, ciao Fede, come stai? No, ho sentito che hai detto mi hanno lasciato solo, io lo sai che sono arrivato subito. Non me no? L'aspettavo, eh? E
Invece? E invece sono arrivato, capito? Ah, ok, vabbè. dopo. No, allora, vabbè, non dovevo entrare, ma sono entrato perché pensavo ci fosse un problemino, ma comunque lui è, sapete, Claudio Pinori, il resto della ciurma, tributo a Vasco Rossi. Ormai componente fisso del Pizzetta and Friends, che tutte le volte viene sempre pronto a cantare, e lo devo ringraziare doppiamente, il nostro Claudio, perché è reduce da una laringite di quelle proprio. Ho già dato, che basta. Hai già dato, eh? Spero. Quindi per ora la sciarpina, perché insomma la temperatura non è che sono proprio di quelle proprio al massimo. Anche la berretta da anziani, eh? No, vabbè. Adesso no, nel senso, vabbè, Vasco ci sta. Quindi io ti ringrazio davvero di cuore per essere qui, nonostante la stagione non sia ancora partita ufficialmente. Però ringrazio te prima di tutto per avermi invitato sul tuo immenso palco. Ma figurati, non è mio, è di tutti. E poi non so, poi basta, secondo me ringrazio te, è sufficiente. Vado via. Ringrazio anche loro. Grazie. Claudio Pinori. Ah, questa è una canzone d'amore, mi ricordo che una persona in particolare voleva dedicare a una persona che non credo di essere speciale, invece è speciale. Vabbè, queste sono storie un po' dietro le quinte, ma dedicatissima. Sì che sei speciale, divido sempre un po', sei sempre cosa fai e che cosa è giusto o no, tu sei così sicuro. Intorno a te, che sembri quasi un'onda che si trascina a me. Lascia stare che qualche anno in più, e non male che sei convinto tu. Io sto uguale, mi chiedo solo se faccio male a volte a stanno in cielo, i sogni non lo so, ma so solo che sono pochi quelli che si avverano, lo so che sei una donna onesta, non lo so, ma soprattutto con se stessa forse no. Lascia stare che ho qualche anno in più, meno male che sei convinta tu. Io sto uguale e adesso penso che chissà quante volte hai riso tu di me. Hai riso tu di me. Jimmy Taylor alla chitarra.
stare che ho qualche anno in più. È normale, ma sei convinta tu. Io sto uguale e adesso penso che chissà quante volte hai riso tu di me. Hai riso tu di me. Proviamo a non lasciare nessuna mano in basso. Sax che fa sognare! Per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Vederti correre ancora,
c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi. Nei giardini che nessuno sa si respira l'inutilità. C'è rispetto, grande pulizia, è quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi. Siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego, non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono, ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Perché il vento soffia forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda l'amore. Siamo noi inabili che pure avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi. Allora, io vorrei un attimino, prima di lasciare ancora il palco a questa splendida creatura, quest'anno sarà un anno particolare, noi a breve stiamo per finire, insomma, quello che è la stagione, così se si può chiamare invernale, no? Per poi cominciare con sicuramente l'estate, che si preannuncia parecchio importante. Però vi devo confidare, visto che insomma siete tanti stasera, vi devo confidare che ero un po' amareggiato perché di solito quando c'è una ripartenza, un nuovo tour, quindi ci prepariamo con partiture nuove, no? E pentagrammi diversi, insomma. Cerchiamo di dare un po' di novità a quello che è appunto il nostro show. E contento anche di poter così ammirare il maestro che recentemente ha appena terminato il suo tour nei palazzetti e a breve so che farà anche una robina giù verso il sud, no? Devo dire che sono rimasto un po' maluccio. Sono rimasto un po' maluccio perché quest'anno, insomma, gliene ha date secche, nel senso che ci ha parecchie volte menzionato noi che osiamo fare questa cosa qua, questo omaggio. E non parlo anche soltanto in questo caso di Renato Zero, ma
Insomma, che esistono i tributi, adesso comincia a essere qualche annetto e vedo che insomma è gradita la cosa. Naturalmente quando si fanno determinati tributi ed omaggi, lo facciamo con rispetto, senza scimmiottare né quantomeno offendere nessuno, non vedo che male ci sia. E c'è stata, cara Eleonora, c'è stata una parola che in particolar modo mi ha un pochino veramente schiacciato, anche così pensando di veder, di lasciar perdere e di passare magari altre attività. Questa parolina è stata semplicemente: ma chi li vuole questi? Ecco. Yeah.
Molto tempo fa
Io guardavo in TV un cartone animato, adesso non mi ricordo il titolo, però questo cartone animato parlava di sto ragazzetto che aveva sempre un'ossessione e non sapeva mai se fare la cosa giusta o quella sbagliata. E allora all'improvviso, quando si trovava davanti a questa scelta, in una spalluccia compariva l'angelo, l'angioletto che gli diceva: devi fare così, devi fare la cosa più giusta, più corretta per il prossimo. Poi all'improvviso nell'altra spalluccia arrivava il diavoletto, diceva: no, ti devi fare gli affari tua, no, pensa a te, non pensare agli altri. E alla fine, cari amici, questo ragazzetto ha preso la sua decisione e ha scelto il diavoletto. I've got a message for you from my heavenly Father. Everybody out there united for peace, love, joy, and happiness. Let it in your soul this morning, brothers and sisters. Let it come on out. Let it come on in. Everybody knows it's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your souls. Sanctify. Amen. I've got the devil in me. Oh,
poi di colpo eccomi qua. Sarei arrivato io in vetta al sogno mio. Com'è lontano ieri. E poi più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio. E gli domando io: Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Nessuno lo annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre s'arrende e un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi vuoi davvero che io viva il sogno che non osi dire te? Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai, se qualcuno sorride tu non tradirlo mai. Speranza è una musica antica, è un motivo in più. Canterai e piangerai insieme a me, dimmi, lo vuoi tu? Come no? Sveleremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provi. Insieme a me, fratello mio, io so più su. Più su. Ed io mi calerò nel ruolo che ormai sei parte di me, di te, di te, di noi, di noi. Più su, più su, più su, più su, su. Grazie.
Claudio Pinori. Grazie Federico, è un'emozione straordinaria. Bello, cantare, cantare con te davanti al tuo pubblico. Che un po', no, anche... ma non è il mio pubblico, è il pubblico, di chi ama la musica, è il pubblico di chi ama sentire questi individui che cercano di osare e fare buona musica. Non facciamo niente di male, tutto qua, ci divertiamo. Chissà, chissà caro Claudio, se quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo avrà un senso. Un applauso a Federico e a questa straordinaria band. Senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare questa storia, anche se questa storia voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai tempo, domani o l'altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione sai che cosa penso, che se non ha un senso domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai tempo, domani un altro giorno arriverà, domani un altro giorno ormai è qua. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Giorno arriverà, domani o l'altro giorno arriverà, domani o l'altro giorno. Poi parte uno dei soli di chitarra che mi emozionano di più, forse anche voi. Soprattutto Jimmy Taylor alla chitarra.
di silenzi da ascoltare e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nei pomeriggi appena freschi che ti viene il sonno e le campane girano. Yeah.
grazie molte. Grazie a tutto lo staff e soprattutto a questa magnifica band. E Federico, grazie per Pianeta Zero. Più nessuno. E il triangolo seduti se può fa. Venghino signori, venghino. La bottega è aperta. Stop. Prima di andare avanti, stasera è una serata un po' particolare, tanto siamo quasi in chiusura, quindi e era molto è frequente nei nostri concerti, quelli normali, no? Di avere un palinsesto un pochino più ampio, no? Per quello che è il mondo di Renato, per quello che è il mondo della musica, ma molto spesso capita anche di inciampare in situazioni che mi creano un po' di imbarazzo. In particolar modo quando si va alla ricerca di quei brani che veramente una volta ci facevano sognare, quelle canzoni che una volta ci facevano veramente battere il cuore. Tu sai che non stai bene con la testa. No, io intendevo quelle canzoni che proprio quando le ascoltavamo che ballate, buona, che ballate. Fermo, no. No, intendevo proprio. Oh, basta. Ci manca solo mo adesso Maria De Filippi e stiamo a posto. No, io intendevo quelle canzoni che proprio ascoltavamo. Quale? Quelle lente lenta, quella bella lenta. Hai capito? Avete finito? Si può cominciare? Ecco. Quelle canzoncine che proprio, sì, George Michael, quella roba che veramente apprezzavamo la musica, no? Quando c'era le musicassette, le mettevamo nello stereo, vi ricordate? Con questo freddo, sai, vedi come si appannavano? Adesso, c'è più niente. Adesso ci si mette in poltrona di casa col cellulare. Ciao, ti posso taggare. Ciao, ti ho visto l'altro giorno in quel locale. Eri veramente carina. Che ne dici se usciamo? Magari ci facciamo un selfie. Ma quale selfie? Guardala negli occhi. Dalle un bacio e dille ti amo.
E se poi in due è di poco gusto, chiamiamo il terzo. Le mani a tempo. Thank you.
Ale, ti posso fare una domandina? Giusto per capire, ma loro, loro, dico loro, chi sono? Alziamo le mani! Come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non saremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sé. Tutti i migliori anni della stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Su! I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Stringimi forte che nessuna notte è
Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie. Vorrei ringraziare naturalmente, così ce ne andiamo al calduccio, una delle più belle voci che io abbia mai incontrato nella mia carriera, Eleonora Vecchio. Grazie, grazie mille. Ormai lo conosciamo, specialmente nel territorio toscano, sta facendo strage con il suo un po' blues, eh? Grande Leonardo Sbrana dei Blue Sugar. E naturalmente vorrei anche ringraziare Alice Vitolo e Celeste Repetti. Voglio anche ringraziare naturalmente un piccolo pezzettino di quello che è il mondo chiamato Artemide, alla tromba, beato lui, Paolo Rosi. Paolo Rosi, secondo sax, Marco Vanni. Marco Vanni, primo sax, nonché direttore d'orchestra, nonché presidente dell'associazione Scuola di Musica Artemide, Andrea Lucchesi, che in questo caso è stato il nostro gancio in mezzo al cielo. Adesso parliamo un attimo. Continuo con, vedete, è scalmanato, lui è, non ce la fa, deve sempre stare a movimento, deve, il nostro com De Noartri e anche più, di sicuro un grande amico, Claudio Pinori. Resto della ciurma, tributo a Vasco Rossi. Il ragazzo qua ha cominciato a tirar su un po' di robetta che si chiama un tributo, un altro, ma questo può diventare il tributo. Con impegno, sicuramente sono convinto che ce la farà. Il nostro, in questo caso, Claudio Baglioni. Etienne, tributo. Grazie solo molte. Baglioni. Grazie Fede. E naturalmente questo muro qui non deve sicuramente coprire coloro che la musica la fanno. E anche bene. Disse quello che come si dice? No, non lo diciamo che è brutto. La fanno e la fanno anche bene. Ladies and gentlemen, signori e signori, con chi parto? Alle tastiere Alex Bimbi. È quello che guarda le telenovele lui, capito? Alle chitarre, Alessio Pierini. Ancora chitarra, e che chitarra? Jimmy Taylor. Al basso, Valerio Dentone. Arigato. Alla batteria, Mister Chicco Angeloni. Vorrei naturalmente ringraziare, per quanto riguarda il supporto tecnico, service, audio, luci,
e tutto sto popò di Ambaradà. Alla regia audio Sandro Iovino della Luciano Spera. Accanto a lui ha condotto magistralmente questo spettacolo di luci Gabriele Galassi. E vorrei anche ringraziare il tecnico di palco, di regia, di montaggio. Ci ha portato pure le pile, no? Beh. E lo ringrazio tanto di cuore, che non lo vedo però, non so dove sia. No, no, perché è giusto che tutti vedano tutto, ok? Antonio Inzerillo! Grazie, Anto. Andrea, ti avvicini a me un attimo? Accendiamo il blu... È acceso. Ok. Allora, intanto, sì. primo ringraziamento. No. No, come no? Non serve. A Federico, cammarata. Non serve. Il vostro Renato. No, il vostro Federico. Anzi, guarda, faccio anche così, così se ne sorte. Avanti. Allora, non possono mancare ovviamente i ringraziamenti a tutta l'amministrazione comunale che ha fortemente voluto questo spettacolo come inaugurazione della piazza. Un ringraziamento al sindaco Thomas D'Addona, all'assessore Simona Sopranzi, a David Baci, grazie in particolare, ma a tutti i tecnici che ci hanno supportato e che hanno preso in carico i lavori di questa piazza perché fosse ultimata, tutti gli operai del comune, quelli che hanno allestito, pensate sì, che no, ma tra l'altro questa... fino a ieri mattina che hanno asfaltato ieri c'era ieri l'asfalto fresco sì, c'era quindi la se mota. Vi rimane una scarpa attaccata allora no, hanno fatto veramente miracoli, grazie con tutti i permessi eccetera, hanno voluto questo concerto e questo è stata una cosa spettacolare. Ringraziamo anche il tempo perché ci ha voluto bene, è freddo ma abbiamo potuto fare questa cosa. Ringraziamo ovviamente la Misericordia, tutti i ragazzi dell'Artemide ci hanno preparato la cena. Ringraziamo, grazie ragazzi, anche davvero Giuliano, ringraziamo il signor Giuliano che non conosco magari di vista, sì. E poi Federico. No, scusa un attimo, ma io vorrei sapere come si chiama quella signora che ci dava la pasta asciutta. Gabriella. Come si chiama? Jimmy. Io vorrei una. Gabriella? La signora Gabriella. Un applauso a Gabriella, una tata meravigliosa. Meravigliosa. Allora, dunque, come... Oh, mi levo anche sta roba così. Ma perché? Io sono uno che la fa breve. No, concludo, finisco subito. Allora, in pratica, come sapete, quando si va a vedere uno spettacolo, di solito, molto spesso, c'è una cena o quantomeno... c'è un biglietto d'ingresso, ok? Stasera qui era ingresso libero, siete arrivati tranquillamente col calduccino dell'estate e vi siete accomodati e spero gustati lo spettacolo e mi auguro che sia stato di gradimento. Detto questo però, diciamo che abbiamo così fatto una piccola iniziativa anche a supporto appunto dell'associazione Artemide, che come molti di voi sanno probabilmente, e se non lo sapete ve lo dico adesso, ha cambiato sede, si è ingrandita, quindi vuol dire che insomma le cose stanno andando fortunatamente bene per quanto riguarda il mondo della musica e dell'apprendimento musicale, e giustamente hanno un po' durato fatica per cercare di tirar su questa cosa e quindi sarebbe carino, abbiamo ideato per questa serata, diciamo, ricorda, l'uscita responsabile. Cioè, l'uscita andando via troverete delle zone, no? Dove potrete lasciare un contributo, quello che volete. Ora, guarda.
guardate a me. Adesso non è che all'autogrill un caffè ci vuole 2,20 euro, mortacci loro. Ci siamo capiti. Se volete dare una mano in rappresentanza sì di Artemide, ma in particolar modo per quello che è veramente la musica, perché la musica è di tutti e se viene cantata con rispetto e suonata con tanto amore non facciamo del male a nessuno. Lo facciamo insieme. Se hai finito Andre, 5 buonanotte. Una raccomandazione, non dimenticateci, eh?